Ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda acquisti fatti da Amazon. Farò degli spezzettoni perché alcune cose mi sono arrivate, altre ancora no. Quindi, per non aspettare e lasciarli qui a ingombrare la stanza, cercherò di farvi il video più frequentemente e poi aggiungerò i vari pezzi per farvi vedere quello che ho acquistato su Amazon. La prima cosa che vi faccio vedere sono i cavetti per quanto riguarda il cellulare. Io ho preso questi cavetti che sono adatti al mio tipo di cellulare, io ho un iPhone, e ho preso questi, venivano venduti proprio nella confezione di tre, e sono due nella misura più piccola e uno invece nella misura più grande. Venivano venduti proprio tutte e tre e sono ovviamente adattabili al mio tipo di cellulare. Io li dovevo cambiare perché si sono tutti staccati. Da qua si vedono proprio il filo proprio che si sta staccando leggermente e quindi ho deciso di cambiarli e ho preso questo, mi piaceva anche il colore, quindi l'ho voluto prendere. Questi io li metto nel mio comodino perché è lì dove io tengo i cellulari o l'iPad la sera. Un'altra cosa che vi faccio vedere, oddio, mi sto per cadere, è questo. Questo è una presa, una power strip si chiama, e questo io lo devo mettere proprio nel mio comodino, però lo metterò a terra, non proprio sopra il comodino perché non mi piace, però lo metterò a terra vicino al mio letto, dove io tengo di norma una specie di mobiletto dove metto il cellulare, lo tengo lì per stare ferma e tutto. Il prodotto in questione è questo, io l'ho preso bianco, ma c'erano anche altri colori. Scusate le scatole che vedete qua, ma sto facendo vari video, quindi li devo tenere qua. Allora, questo è come viene presentato. Mi piace perché ha, se non mi sbaglio, sono 8 prese. Hanno le prese tipo queste così, queste grosse, ma la maggior parte delle prese che ho a casa sono così abbastanza grosse. E la cosa che mi piace di più è che se voi dovete spegnere questa fila lasciando soltanto la fila sotto, avete il bottoncino qua sopra, quindi premete il bottoncino, automaticamente questa rimarranno accese e queste invece si spegneranno. Questa è la cosa che mi piaceva tantissimo. E poi è della marca Beva. Questo non so se si vede, è della marca Beva. E poi soprattutto la cosa che mi piaceva è che non c'è bisogno che inserisco il cellulare con la presa direttamente, ma qui ha le boccucce USB, quindi metterò il filo qui direttamente e non c'è bisogno della presa. E poi ha il tasto qui che si illumina. Questo qui si dovrebbe illuminare e fare un effetto un po' più particolare. Comunque qui c'è la luce e tutto. Cliccando il bottoncino, la parte questa qui si dovrebbe illuminare. Non so se riesco a farvelo vedere. Aspettate un minuto, che se riesco, perché ho la presa qui sotto. Ne voglio comprare un altro. Aspettate, l'ho acceso. Vediamo se si illumina. Sì. È touch, è che con tutte le luci non si vede, comunque è touch e ha delle intermittenze per quanto riguarda la luce. Non so se si vede, in caso vi metterò una clip. Comunque, primo tasto si accende la lucina, poi secondo tasto diventa più forte la luce e poi se lo cliccate di nuovo molto forte e poi l'ultima volta si spegne ed è molto molto bello. Comunque mi piace perché non so se sì, vedete c'è anche la lucina qui quando si accende e quando invece le prese sono spente. Guardo qui perché ho lo schermo e quindi questo è quello che ho comprato perché vi ripeto mi serviva per la parte di sotto. Poi ho preso questo aggeggino che mi serve per le sopracciglia quando devo fare un make-up veloce perché se li tolgo ovviamente io di norma vado ogni settimana dall'estetista perché essendo ciecata mi viene malissimo, ma se per caso devo truccare qualcuno oppure mi devo truccare io e ho dei peli abbastanza diciamo evidenti utilizzerò questo. Ve lo faccio vedere, la marca non ha importanza perché ci sono vari modelli,
quindi non vi interessate. Ha l'adattatore, questo qui sempre della boccuccia USB, ed è a forma di penna. Voi lo aprite e spero che si senta, adesso vi avvicino. E questo è il rumore. Di norma vi dovrebbe tagliare le parti delle sopracciglia, quelle più evidenti, oppure se lo dovete fare nel baffetto. Io l'ho visto utilizzare a tantissimi youtuber e quindi l'ho voluto prendere, e soprattutto anche perché se devo truccare qualcuno magari non utilizzo la mia pinzetta, ma utilizzo direttamente questo, perché la pinzetta rimane. La pinzetta rimane la parte rossa sul viso, invece così non dovrebbe rimanere. Poi un altro pezzo che vi faccio vedere, come vi ripeto, in caso poi aggiungerò le altre cose, non so se riesco a farvelo vedere nell'inquadratura, lo devo prendere diversamente. L'altro prodotto che vi devo far vedere è questo, e già si vede che cos'è, ed è un frigo. Un frigo per il make up. Io l'ho preso questo soltanto ed esplicitamente per quanto mi riguarda i rossetti, perché qui dentro in questa stanza, siccome ho tengo la porta chiusa, in estate si muore veramente dal caldo, e quindi avevo intenzione di acquistare questo bellissimo frigo che adesso vi faccio vedere. Però l'unica cosa, mi sembra piccolo per la quantità di rossetti che io posseggo, e quindi non so cosa fare sinceramente. Allora, il frigo è così, bello bombato, è tutto nero, proprio come i mobili che ho in questa stanza. Si apre in questa maniera, e qui abbiamo il frigo, e poi abbiamo i cavetti che possono essere utilizzati anche in macchina, le istruzioni, e poi abbiamo queste qua che sono le mensole per diciamo posizionare i rossetti. Vediamo se riesco senza incastrarmi le dita. Aspettate, se riesco. È arrivato un pochettino rovinato, devo dire, perché era tipo ci sono dei segnetti qui, però di norma non c'era scritto né usato né niente, quindi credo che sia nuovo. No, credo che sia, deve essere nuovo. Cioè, è così difficile inserirlo. Ecco, e questo è il frigo. Considerate che lo spazio mi sa troppo piccolo per la quantità di rossetti che io posseggo. Ovviamente lo proverò e vi farò sapere se mi piace oppure no, e se è ottimo per contenere il rossetto oppure altre cose. Comunque esteticamente è molto molto carino. Io non posso prenderne un altro perché poi mi sembra troppo ingombrante. Qui nella parte dietro ci sono tutti i vari cose. Qui c'è la ventola, qui c'è il per mettere il cavetto, qui c'è on e off, ovviamente caldo e freddo, perché fa anche riscalda anche le cose, però ovviamente io lo devo mettere sempre nel lato freddo, l'ho acquistato proprio per questo. È la cosa che lo potete anche trasportare, perché è anche tipo una specie di maniglia, una rientranza, e lo potete anche utilizzare per diciamo per i viaggi. Io invece il mio utilizzo è soltanto per quanto riguarda il make up, e quindi mi va benissimo così. Allora, per quanto riguarda acquisti di Amazon, vi faccio vedere questo, perché ho sentito parlare tantissimo di questo prodotto, ovviamente volevo prenderlo, ed è un natural bronzer. Io di norma dicono che è venduto da Acqua e Sapone e di altri negozi, ma io non l'ho trovato da nessuna parte e quindi l'ho voluto prendere. Il prodotto in questione è questo. Dicono tutti che si trovano benissimo, io lo voglio provare, è una mousse autoabbronzante. E niente, poi in caso vi farò sapere, perché ho sentito svariate recensioni. Poi un'altra cosa che vi faccio vedere, sempre per quanto riguarda Amazon, è questo. Io ovviamente ho lo scatolino perché è messo qui, perché è una staffa,
Mentre ve la faccio vedere, sicuramente, cioè mentre parlo di questo prodotto, sicuramente state vedendo già le immagini, perché è una staffa per tenere la fotocamera, per non venirmi, diciamo, lontano in base a come mi sposto, tipo per accendere o spegnere la fotocamera. Ed è un braccio che è regolabile, ed è abbastanza pesante perché tiene una Canon. Ed è molto utile perché la potete utilizzare sia in orizzontale sia in verticale. Sia in orizzontale e in verticale. Sinceramente mi è piaciuta anche le svariate recensioni che ha avuto e quindi l'ho voluta prendere. Questa è la marca e tutto. Vi faccio vedere il DPM, è questo qui. Ovviamente il braccio, come avete visto nel video, è questo. Io devo dire che l'ho appena messa e mi piace anche esteticamente, è molto molto carino. Poi ho preso un'altra racchetta per quanto riguarda le zanzare, vi faccio il video e ve lo metto anche qui. Vi faccio il video perché già l'ho messa nella stanza dei ragazzi. Allora, la racchetta è buona, nel senso che ha le stesse funzioni di quelle che io ho preso su AliExpress. Su AliExpress avevo speso di meno e in più c'era la staffa che teneva la racchetta, invece in questo non c'è la staffa, quindi ho dovuto metterla in una tazza per far sì che stesse, diciamo, all'impiedi. Però mi preparo qualche cosa per fargli una piccola staffa o di legno o vediamo come posso farla. Per appoggiare, diciamo, questa racchetta, perché messa così non mi piace, sinceramente, non mi aggrada. Poi sono stata alle Porte di Catania e nel negozio che si chiama, vediamo se ho lo scontrino, devo avere lo scontrino, sicuramente ho lo scontrino. Si chiama Portobello. Nel negozio, scusate la sedia, nel negozio che si chiama Portobello ho preso questa scopa della Vileda, questa qui, che serve, cioè che esce un po' d'acqua quando voi la passate nel pavimento, spruzza un po' d'acqua. Non so se l'avete visto in vari video, io l'ho vista tantissime volte su TikTok. E questa io la voglio utilizzare nel pavimento delle stanze da letto, perché il pavimento è differente da questo qua sopra, perché questo qua sopra è un gres porcellanato ruvido, invece quello sotto è un marmo liscio. E quindi credo che sia ottimo. Mi piace perché la voglio tenere per quanto riguarda sotto, nelle stanze. Ovviamente le stanze da letto sono quelle che si impolverano, ma non sono sporche come la cucina, il bagno, eccetera, eccetera. Quindi ve la faccio vedere così, è dentro lo scatolo perché la devo scendere sotto, e poi in caso vi farò un mini video su TikTok o Instagram se vi fa piacere. Presa scontata pochissimo. E l'altra cosa che vi faccio vedere, vedete il sacchetto, questo è il sacchetto. L'altra cosa che vi faccio vedere, che sono rimasta molto contenta, allora, è una aspirapolvere ed è questa. Allora, premetto che già ce n'ho una e ho il folletto che ho sempre nella mia stanza, perché determinate cose le tengo sotto e altre le utilizzo qua sopra. Chloe sta perdendo peli in continuazione e veramente mi trovo nel trovarli dappertutto, specialmente nella scala. La scala, essendo di 4 rampe di scala, quindi ogni rampa ha 10-12 gradini, li devo fare con la scopa. Io di solito li faccio con la scopa, però cosa succede? Che i peli volano. Non è come la sporcizia che c'è a terra, tu con la scopa te la trascini e riesci a sistemarti le cose. Invece con i peli, mentre tu li spazzi, volano e cadono nel piano, cadono da altre parti. Invece voglio utilizzare questa aspirapolvere proprio solitamente per la scala. Perché ho preso questa, visto che non ne ho altre? Perché questa è quella senza fili. È fatta così, anche questa l'ho presa scontata. Ha tutti i macchinari, vabbè, non la apro perché c'ha tutte le cose. Comunque la scopa è questa. È quella tradizionale per, diciamo, aspirare. Io mentre ero lì, cioè, siccome me la stava facendo vedere la commessa, è abbastanza potente come aspirapolvere e quindi l'ho voluta prendere.
Vediamo se c'è lo scontrino. Non c'è lo scontrino, forse l'ho messo in borsa lo scontrino perché mi ha detto che era di garanzia, sì. Comunque ce l'ho in borsa. L'ho presa molto meno di quando, diciamo, la volevo prendere su Amazon, la volevo prendere. Oppure qual era l'altro posto dove l'avevo visto? Da Francis. È costata di meno. Il colore è questo. Sinceramente non è che mi interessa molto il colore, però mi interessa la funzione che lei ha, e quindi diciamo, avrò un vantaggio in più nel pulire la scala, perché poi ho un soppalco dove ci ho messo il tappetino, dove ho delle piante, e quindi ogni volta i peli di Chloe si vedono dappertutto. Quindi spero di trovarmi bene e poi in caso vi farò sapere. Ciao a tutti, sono Stefania dal futuro. Per aggiungere al video di Amazon alcuni acquisti che ho fatto dai cinesi, ma che potete trovare anche su Amazon. Io non l'ho presi là perché l'ho trovati veramente mentre facevo la spesa dai cinesi e quindi li ho voluti prendere là. Mi scuso se sentite il rumore, ma ho il ventilatore puntato perché non si può veramente stare. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere sono questi barattoli in vetro. Sono dei barattoli in vetro con il rubinetto e questo è di, dove è scritto, 8 litri. Ho preso questo qui di 8 litri, ve lo faccio vedere anche come è fatto. È abbastanza resistente. Questi li ho visti anche da IKEA. Il barattolo in vetro è fatto così, come vedete qua. Aspettate che lo prendo meglio. Come vedete qua, ha questo disegno in rilievo e qui ha il buchetto per far uscire il rubinetto che è qui dentro. Ho preso questo qui di 8 litri perché volevo mettere all'interno. Volevo mettere all'interno il detersivo per i panni perché volevo farmi il ripiano con tutti i detersivi. Infatti avevo preso questo e poi avevo preso quelli piccolini, diciamo piccolini perché sono questi qua di 4 litri ed è lo stesso disegno, infatti è la stessa fantasia, per questo l'ho voluto prendere uguale. Così metterò l'ammorbidente qua dentro, ha lo stesso disegno sempre in rilievo con il rubinetto e qui ovviamente si svita e inserite il detersivo. Siccome a breve farò il bagno nuovo, nel senso ci sarà un cambiamento nel bagno, ho voluto prendere queste cose. Ovviamente per quanto riguarda l'ammorbidente, io che sono fissata, ne ho presi due. Ve li faccio vedere così poi li appoggio a terra. Ne ho presi due, così da mettere l'ammorbidente per capi bianchi e per capi colorati. Sono fissata, lo so, ma non ci posso fare niente. E li mettiamo qua, così li tolgo. E questo è uno. Poi, sempre per non farci mancare niente, ovviamente in estate si beve di più. E ovviamente ogni 5 secondi mi devo alzare per prendere una bottiglia d'acqua dal frigorifero. Io di norma riempio una caraffa e tramite questa caraffa gli metto il ghiaccio e tutto, e poi ovviamente la riempio con l'acqua messa nel frigorifero. E quindi volevo qualcosa per non alzarmi ogni 5 secondi e andare a prendere le cose dal frigo, e quindi l'ho voluta prendere e ho preso questa qui, che è simile a quella che vi ho fatto vedere poco fa. Questa è pure di 8 litri, ma il disegno è molto diverso, quindi l'ho voluta prendere proprio per differenziare la cosa. Mi piace molto, è sempre un barattolo in vetro, la grandezza è sempre uguale, però la forma è molto diversa. Di questo mio figlio dovrebbe fare a breve un piano con i quattro piedini in legno per appoggiarlo di sopra, così con i bicchieri, diciamo, ci viene anche meglio versarci da bere. Poi ho preso delle salviettine, ho preso questo qui Bimby, sono delle salviettine normalissime, io li uso per swatchare o per togliere qualche cosa di trucco e ho preso sia questa che questa. Questi sono classici e questi invece sono Allergan.
Ho preso questi due, già questo lo sto utilizzando e ho preso questi. Io li utilizzo qui nella scrivania per gli swatch, per la qualunque, perché spesso mi capita di togliere qualche cosa, fondotinta in più, queste cose qua. Poi ho preso due dosatori di sapone per metterli nel bagno, come vi ho detto poco fa, perché lo stiamo facendo, cioè a breve si farà. E quindi volevo un dosatore di sapone, uno lo metterò qua sopra, uno lo metterò sotto, perché quelli che ho preso da Shein, non so quando vedrete prima o dopo il video, si possono mettere soltanto il sapone a schiuma. E quindi comprando sempre il sapone liquido, comprerò quello a schiuma, ma tanto per passare, diciamo, il fatto che avevo comprato quei dosatori, però questi mi viene anche più comodo perché sono molto più semplici, ve li faccio vedere anche nella pulizia. Questo è il dosatore, aprite, non c'è, cioè la bocca diciamo abbastanza grande, inserite il sapone e ovviamente adesso c'è la chiusura, vedete, poi schiacciate come i soliti dosatori di sapone. Mi piaceva tantissimo il fatto che era questo colore ecru. Ed è molto carino, sembra molto anche elegante. Poi, visto che si sta morendo dal caldo, ho preso due ventilatori per metterli qui nella postazione. Uno ce l'ha mio figlio, uguale a questo, e ve li faccio vedere. Allora, io non capisco perché mettono questo cavetto piccolissimo, cioè voi mi dovete dire dove io devo attaccare questo cavetto, perché qualsiasi posto dove diciamo lo dovete utilizzare ovviamente è sempre più lontano da dove siete voi, ma comunque ho comprato il cavetto un po' più grande. Questo è il piede e inserite qui il ventilatore. Non mi ricordo se c'è una batteria, se non mi sbaglio, perché ho preso anche questo più grande. Questo ha addirittura la molletta e anche questo ha il cavetto. Qui forse, ecco, qui c'è. Non so se si sente. Qui c'è il ventilatore, lo dovete attaccare e poi lo girate in base alle vostre esigenze. E la stessa identica cosa a questo. Questa ha due velocità e la stessa identica cosa a questo. Questo ha il pulsantino qui. Non mi ricordo se è stato 2,50 euro questo, 3 euro questo e 3,50 euro questo, una cosa del genere, però pochissimo, veramente pochissimo. In base a quello che serve. Allora, poi ho preso questi contenitori, alcuni già ce l'ho nella postazione, nello sgabuzzino, perché io la spesa, la dispensa ce l'ho nello sgabuzzino, fatta con dei ripiani, e quindi volevo questi contenitori per inserire il tutto all'interno. Come vedete sono dei contenitori abbastanza grandi, vedete l'altezza, e hanno anche i piedini, quindi se li dovete spostare non c'è bisogno che li sollevate, ma alzate leggermente la parte davanti e scorrete, diciamo, le rotelline che ci sono al di sotto. L'ho preso perché io di norma metto la pasta e il latte in modo da differenziare da tutti gli altri prodotti, perché spesso mi capita di acquistare un po' più di prodotti come detersivi. E capita di metterlo nel ripiano proprio dove c'è il mangiare, quindi non mi piace questa cosa. E quindi ho voluto prendere questi divisori per dividere ovviamente il mangiare con i detersivi. E quindi l'ho voluto prendere. Mi è piaciuto tanto, la capienza è abbastanza grande, la plastica è buona, non è di quelle molle molle, quindi mi piace tantissimo. Il formato è questo, come si vede qui nel disegno. È molto carina, devo dire. Ne ho presi 5, così da aiutarmi anche a sistemare tutta la mia dispensa. Fatemi guardare se ho finito per quanto riguarda i cinesi, ma credo di sì, credo proprio di sì. Bene, questo è tutto. Ovviamente vi mando la fine dell'altro video, degli altri mini video. Con questo caldo è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Tutto per quanto riguarda gli acquisti fatti su Amazon, ditemi cosa ne pensate, cos'è la cosa che vi piace di più e la cosa che mi piace di meno di quello che vi ho fatto vedere in questo video per quanto riguarda gli acquisti di Amazon. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!